Buonasera e benvenuti a Prisma. Iniziamo un nuovo percorso, una nuova avventura insieme. Il lunedì sera abbiamo pensionato Restart, anche perché insomma siamo ripartiti finalmente. Certo, avremo ancora qualche ammaccatura, ma comunque siamo ripartiti, quindi Restart lo ringraziamo per il servizio che ha reso in quasi due stagioni. Ora invece noi partiamo con questa nuova avventura che si chiama Prisma. Prisma perché vogliamo in questo nostro appuntamento del lunedì sera andare ad affrontare i problemi, ma tutte le sfaccettature di ogni notizia, perché non c'è mai un'interpretazione, ci sono più interpretazioni e in questo nostro appuntamento vogliamo andare un po' a sviscerarle. Certo, quando abbiamo preparato questa puntata di Prisma non sapevo che in apertura avessimo avuto un ospite di eccezione. Questa sera a Brescia c'è l'ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi, che abbiamo incontrato a Palazzo Loggia, con il quale abbiamo avuto l'occasione di fare uno scambio di idee proprio tête à tête, come si suol dire. Allora, subito partiamo con questo e poi torniamo in studio con i nostri ospiti di stasera. Come vi dicevo poco fa, certo, quando abbiamo pensato alla prima puntata del nuovo programma Prisma non pensavo di avere un ospite di questa caratura. Presidente, non esageriamo. Presidente, grazie. Ci siamo visti a Bruxelles, ci siamo visti tante volte. Beh, però è una bella soddisfazione averla qui a Brescia, devo dire. So che lei, insomma, la città molto, la conosce. Sono molto legata a Brescia, sì. Ci viene, va. È da ragazzo, cioè da giovane studioso, la ritenevissima Modena la città di punta. E una volta ebbi anche una, non dico una grana, ma perché dissi Brescia è fantastica, si sviluppa, ma c'è un problema, che i ragazzi stanno a casa da scuola troppo presto perché vanno subito a lavorare. Vero. E mi accusano di aver detto che Brescia era ignorante, ma non era quello il mio problema, era che pensavo, e credo di aver visto giusto, che per il futuro bisognasse studiare il più possibile. Vabbè. Diciamo che nella nostra tradizione, insomma, siamo molto pragmatici, pratici, diciamo. Però ha sempre avuto una spinta in più, ecco. Presidente, invece io insomma, sono quasi obbligato a portarla un attimo a Roma, a quello che è successo in queste ultime ore. Che effetto le ha fatto? Strana, proprio questa è una malattia della democrazia. Io ho pensato, ovviamente mi associo allo sdegno, a tutte le cose, ma quello che più mi ha colpito è che questa è una malattia della democrazia. L'ho immediatamente associata al Campidoglio il 6 gennaio, no? E cioè questa insofferenza delle norme collettive, questa incapacità di dialogo, è un grosso problema per la democrazia. Io spero che non si ripeta più proprio, perché, ma rendiamoci conto, l'idea in una situazione pacifica come quella italiana, in fondo, assaltare il sindacato e tentare di assaltare Palazzo Chigi, ma era al di fuori della mia immaginazione proprio. Ma perché secondo lei scattano questi meccanismi? Assaltare il sindacato oggi nel 2021? Sì, tra l'altro che il sindacato che ha perso tanto di potere. Non, no? È più forse il sindacato degli anni 60. Secondo me questi fanno la politica con retrovisore, no, pensando a un passato impossibile, a qualcosa che non esiste più. Il PD, così come alcune forze politiche 5 Stelle, hanno chiesto in queste ore che vengano sciolte Forza Nuova, così come associazioni, così come partiti che fanno un po' riferimento o si riferiscono ai valori fascisti. Il richiamo alla ricostruzione del partito fascista e di tutto quello che lo richiama è proibito dalla Costituzione, ecco. Ma siamo stati un po' troppo tolleranti in questi anni con loro? Sì, anche, ma soprattutto non abbiamo dato ai giovani il senso della politica, no? Il senso profondo, e forse neanche l'esempio, però siamo stati anche troppo tolleranti.
strettamente collegato c'è questa vicenda, questa storia del Green Pass che è stato molto contestato. Chi ha manifestato rinfaccia molto anche al sindacato di non aver insomma, ostacolato l'introduzione del Green Pass. Secondo lei era meglio mettere l'obbligo vaccinale? Boh, io sono brutale, ho sempre voluto, ho detto qui dipende la salute di tutti. E la salute non è solo un diritto individuale, ma è anche un obbligo collettivo. Quindi io avrei fatto il vaccino obbligatorio, che è molto più forte il Green Pass, intendiamoci. Certo, certo, chiaro. Però il Green Pass, visto che il vaccino obbligatorio non si riesce a fare, il Green Pass mi sembra una misura essenziale. Ma ci rendiamo conto che muoiono solo quelli che non hanno il vaccino? Ma veramente dico, ma io poi in questo ho un'età abbastanza avanzata per aver vissuto da ragazzo il problema della poliomielite, parenti morti, amici che tuttora hanno passato tutta la vita con la poliomielite, arrivi in vaccino e sparisce. Ma allora dico, perché non dobbiamo renderci conto che è un problema collettivo e non solo individuale? Cioè, lei diceva adesso, visto che l'obbligo vaccinale non si può fare, ma secondo lei non si può fare perché insomma, i politici che sono in grado di dire si fa così non ci sono? Si sfida, cioè oggi non ci sono più i politici che riescono a guardare un po' avanti e non si fermano. Non è questione di che sia politici, è che l'attuale popolo, chiamiamo così, l'attuale popolazione non accetta più questi obblighi così forti. E allora questa via intermedia, che è il Green Pass, viene a fatica accettato, ma diventa il compromesso necessario. Noi questa, lei stasera è venuto a Brescia, io me la leggo al dito perché non è venuto a presentare il suo libro, adesso va a Crema, adesso va a Crema e non viene a Brescia a presentare, strana la vita mia. Ma stasera sono venuto per ricordare un bresciano veramente di quelli che faceva prima un insegnamento etico e poi aveva un compito politico, no? Cioè Luigi Bazzoli, che per Brescia è stato l'esempio. Poi il libro Strana vita la mia lo presenteremo. Ma ecco, vi dico perché è bello il titolo, è simpatico. Perché dice Strana vita la mia? Beh, perché è veramente molto strano. Io pensavo di fare il professore solo, io proprio fin da ragazzo volevo fare l'economista, poi per i casi della vita ho dovuto sostituire in una crisi un ministro che volevano un tecnico fuori dal gioco, poi di lì il nome si è allargato, sono andato all'IRI, ma anche lì chiamati in un momento di crisi. Solo una cosa ho fatto volutamente nella mia vita, cioè la coalizione dell'Unifo. Lì ho detto qui il paese ha bisogno di avere ordine, io faccio quella riformista e poi Berlusconi fa quella conservatrice. Tutte e due con dignità, ma che si giocano, cioè che gareggiano per il governo del paese e durano 5 anni. Ci trova un po' di analogie oggi con quel periodo? Sta ritornando, sì, sta ritornando un rimpianto di quei tempi e si sta pensando di come riorganizzare le coalizioni che abbiano stabilità. Non ritorna nell'Ulivo, né questo, però l'idea che sia importante dare stabilità al paese è ritornata fuori in modo imperioso proprio. Lei l'aveva ricordato qualche volta, lo ricordo io, lei è l'unico, ha detto in qualche occasione, che ha battuto Berlusconi non una, 2 volte. Perché ho gareggiato solo 2 volte, se no si poteva battere anche 3. La mancanza di un
adesso di un personaggio come Berlusconi, che insomma è un po' più defilato dalla vita attiva del paese. Nello schieramento di centrodestra crede sia un problema? Era comunque un federatore Berlusconi del centrodestra, moderato. Un problema lo ha già creato, cioè lei vede come ci sia una gara fra i due partiti di destra molto forte e nell'ambito della Lega per la prima volta siano arrivate le correnti, diciamo così, perlomeno le diversità. Quindi evidentemente non esserci un direttore di orchestra accettato da tutti produce che i suonatori vanno per conto loro, ecco, ma è naturale questo. Senta, lei l'ha detto a Iago Bianchi a Propaganda Live, Draghi avanti fino a fine legislatura. Io ho detto che la legislatura secondo me andrà avanti nel suo termine naturale. Tutti parlano di elezioni anticipate, di cose di questo genere, eccetera, ma io penso che la legislatura avrà il suo corso fino in fondo, anche perché in modo assolutamente legittimo, ma più del 10% degli attuali parlamentari non potrà essere rieletto. Abbiamo dimezzato il numero dei parlamentari, cambiato la forza dei diversi partiti, quindi se la rimette insieme queste cose, ma sì, potranno essere anche 15 su 100 a essere rieletti. E allora è chiaro che in modo del tutto legittimo chi è lì pensa che sia meglio per lui finire la legislatura, poi è stato eletto per 5 anni e la vuol finire, ecco. Senta, un'ultima domanda, dopo la lascio all'appuntamento che già la stanno reclamando, alle comiche di stasera. C'è tempo. C'è tempo. Allora le faccio chiudere questo discorso. L'identikit di chi dovrà andare al Quirinale? Non le chiedo nomi, le chiedo solamente l'identikit perché abbiamo visto che prima con Napolitano, oggi Mattarella, il Presidente della Repubblica ha avuto un ruolo fondamentale rispetto al passato. L'identikit è semplice, è il guardiano della Costituzione. Poi viene esercitato in modo diverso, no? Con diversi stili, con diverse penetrazioni, però guardi che è una cosa straordinaria. Ne abbiamo avuti parecchi nel dopoguerra del Presidente della Repubblica. Nessuno ha violato la Costituzione e quindi io credo che questo sia importante, per quello che c'è fiducia nel Presidente della Repubblica. Altissima in Mattarella. Altissima, ma perché siamo tranquilli, siamo tranquilli. Ma ne vogliamo un altro così però? Stanno finendo, Presidente. Mattarella ha detto che non ripeterà il 70, perché lui ha sempre detto che 7 anni era un periodo lungo, proprio così lungo in modo che non dovesse essere ripetuto, quindi non avremo, penso, Mattarella ancora, a meno che non succedano eventi che lo riportino ad essere Presidente. Ecco. Senta, un'ultima domanda invece la voglio fare riportandola in Europa. Io ricordo, eravamo nel 2004, arrivarono i 12 paesi dell'est, quegli stessi paesi che vollero entrare con grande euforia, oggi chiedono di erigere muri in Europa. Cosa ha pensato lei? Guardi, oggi ci sono solo due paesi che giocano a mettersi alla periferia d'Europa, sono Polonia e Ungheria. Ieri in Polonia 100.000 persone sono andate piazza in favore dell'Europa e le assicuro che se si dovesse avere un referendum, come c'è stato in Gran Bretagna, votano tutti per l'Europa, perché la Polonia e l'Ungheria non possono più vivere fuori d'Europa. Diverso è il caso della Gran Bretagna, che ha sempre avuto come referente gli Stati Uniti. E proprio per chiudere questo, io ho fatto il Presidente della Commissione Europea con 15 paesi e poi con 25. Nessuna differenza c'era, perché il dissenso, la diversità di opinione era sempre la Gran Bretagna. Questa è la verità. Grazie Presidente. Grazie a lei, è stato un piacere rivederla da Bruxelles a Brescia. E io l'aspetto però per il libro. Va bene.
Grazie, a presto. Grazie, grazie. Pubblicità. E rieccoci quindi in studio, ripartiamo con Prisma dopo insomma, questo incontro di tutto rispetto che ho avuto l'occasione di avere, e ringrazio ancora il professor Prodi. Allora, per questa prima puntata di Prisma ho voluto con me due nuovi sindaci che si sono battuti per conquistare il loro comune. Per tutte e due è la prima volta, anche se comunque non sono nuovi nelle amministrazioni. E allora andiamo con Pietro Sturla, neosindaco di Bagnolo. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Buonasera, grazie Sturla. E Filippo Spagnoli, buonasera, da buonasera Montirone, neosindaco di Montirone. Abbiamo anche due generazioni, fra l'altro, di sindaci. Tutti e due, fra l'altro, in comune avete che siete stati vice sindaco, anche lei all'inizio del mandato, ricorderete, era vice sindaco, Spagnoli. Tutti e due, e quindi, e poi fra l'altro, andando a vedere com'è andata, tutti e due che hanno vinto per il rotto della cuffia, possiamo dirlo, uno peggio dell'altro. Lei Sturla con 32 voti. No, io parlavo prima, sono stato più bravo. Io ho avuto un distacco dello 0,41%, lui è 0,39%, dai. Su 7.000 votanti ho avuto 3-4 voti in più. Senta, ma i suoi però sono stati quanti? 16 voti, 16 voti. È incredibile. 16 voti sono comunque pochi, però sono anche tanti, perché comunque essere, cioè, appunto, non in uno, non in due, ma in praticamente tre, non è neanche semplice vincere. E quindi vanno comunque benissimo 16 voti, ma se anche fossero davvero stati 4 andavano. Basta uno, alla fine poi basta, per diventare sindaco ne basta uno in più. Uno diciamo che no, perché poi c'è la situazione dei ricorsi, del riconteggio, delle sì, schede, però, ma, quindi diciamo che 16 vanno benissimo, assolutamente. Allora, tutti e due bene o male avete, siete già all'interno del comune, eravate già all'interno del comune, macchina che conoscete, progetti che comunque erano stati avviati, nel suo caso interrotti, Spagnoli, nel suo caso invece lei era vice sindaco di Cristina Almici, che arrivava da un doppio mandato da 10 anni, quindi insomma diciamo che non avete questo grosso impatto di dover arrivare in comune e capire come funziona in sostanza, Sturla. Ma guardi, nei due giorni delle elezioni, stando davanti ai seggi, ho avuto la mia grossa soddisfazione, perché ho detto che vinca o che perda sarà per poco. Però con i bagnolesi praticamente, quando ero lì, ero davanti ai seggi assieme all'ex sindaco, ormai ex Almici, mi sono accorto che i miei concittadini praticamente li conoscevamo tutti. Questo è un segno di forza, di soddisfazione sul territorio. L'addrizzo qua, ma vada, continui, che sta, ecco, stiamo perdendo il microfono. Prego. Diceva pure? Vada. È un segno di soddisfazione, ma anche di forza sul territorio, e anche, diciamo, il segno che bene o male sei amministratore. Da amministratore, se conosci i tuoi concittadini, bene o male hai con loro un confronto diretto, un confronto sincero, un confronto da amico quasi, o no? Difatti ormai mi trovo a salutare tutto Bagnolo, lo faccio molto volentieri, lo faccio. Vuol dire che al di fuori dei numeri il consenso c'è, questo ovviamente va a merito anche diciamo della mia concorrente diretta della lista di sinistra, che considerando su 9.000 aventi diritto al voto, su 6.000 rotti votanti, ho vinto per 32 voti, vuol dire che è stato uno scrutinio al cardiopalma, però ecco, non sono proprio un amante di calcio, però le partite vinte a 5 minuti sul recupero sono le più belle, perché ti tengono in sospeso fino all'ultimo minuto e non ti stacchi mai dal televisore. Così è stato anche a Bagnolo. Spagnoli, quanto è stato invece al cardiopalma prima di dire una ce l'ho fatta? Una faticazza pazzesca, perché noi comunque su 4 seggi abbiamo perso in praticamente 3.
Quindi ho saputo, perché io ero nel seggio 1, che negli altri 3 seggi si era sopra di 21, nel seggio 1 c'erano ancora 40 schede ed ero sotto di 15, e quindi ogni singola scheda è stata per tutti noi una sofferenza pazzesca. Certo che comunque, diciamo, vincere al 95esimo è bellissimo, però diciamo che se anche uno vince una all'80esimo, al 70esimo, si è tutti un pochettino più calmi. Però è stato bellissimo, perché non è stata la singola, non so, vittoria di chi si è messo alla carica di sindaco come me. Ha vinto un insieme, hanno vinto tutti, anche quelli che non hanno preso quei anche praticamente voti che gli hanno appunto consentito di essere con noi all'interno dell'ente. Quindi hanno veramente vinto tutti. Ogni singolo comunque voto è stato, come può anche dirlo praticamente Pietro, utilissimo. Senta, mi faccia dire una cosa sulla squadra, perché la squadra, insomma, quando si Pietro poi Sturla è un politico, insomma, di vecchio corso, come mi ha rinfrescato anche un po' la memoria, quindi conoscerà sicuramente le dinamiche di cui sto per parlare. Quindi quando si deve, insomma, con i partiti mettere giù il progetto per andare alle elezioni, sì, ci sono sempre una serie di aggiustamenti tali per cui a volte la squadra esce un po', insomma, mica tanto amalgamata. E questo è stato il caso, ad esempio, di paesi come Montirone, che non era tanto amalgamata, tanto che è scoppiata, esatto, sostanzialmente. Quindi quando parla di squadra, insomma, direi che forse questa volta l'avete preparata meglio. Assolutamente sì, diciamo che non sono state fatte, non so, non c'è stato nessuno che ci ha comunque detto che il sindaco doveva essere Tizio, che magari l'assessore doveva essere per forza Caio. Abbiamo comunque detto a tutti che chi prende più voti entrava e faceva qualcosa in più rispetto agli altri. Nessuna davvero cosa scritta, e quindi questo qua penso che sia stata la praticamente anche scelta che ci ha fatto comunque vincere. Dopo ci arrivo, però lei ha già fatto la giunta. 16 voti in più. No, subito. Nelle successive 24 ore l'avevo subito pronta, l'avevo fatta. Quindi è già stata anche ufficializzata, poi ne parliamo. Senza star lì a chiedere, trattare, sentire vertici. Erano tutti tranquilli, nessuno mi ha chiesto, però io ho preso 5 voti in più. No, nessuno mi ha davvero appunto chiesto niente, perché le cose erano chiare. I 4 che prendono più voti faranno gli assessori. È ovvio che si devono sempre anche rispettare le varie anche quote, e quindi è stata una cosa semplice. Forse per ora è stata la cosa più semplice. È stata addirittura la cosa più semplice. Sturla, a che punto è lei con la giunta? Anche per voi, insomma, non è un... Anche perché poi... mi dica prima della giunta, poi le chiedo un'altra cosa che è altrettanto curiosa. Allora, diciamo che ho già fatto una riunione con tutti i consiglieri eletti, allargata a tutte le persone che erano in lista, perché è giusto che anche chi non è riuscito a uscire, scusate il gioco di parole, ma è così, si deve sentire coinvolto, perché di lavoro ce n'è per tutti. Le 16 persone le ho radunate tutte, ci siamo già parlati, ho illustrato un po' quella che era la mia intenzione sulla scelta delle deleghe. Consideriamo che, come ha detto il collega Spagnoli, è ovvio che si deve tener conto dell'esperienza delle persone. Per esperienza delle persone cosa intendo? La conoscenza che loro hanno della macchina comunale, la conoscenza delle problematiche della contabilità che regna in comune, la conoscenza dei problemi che sono creati dalla burocrazia, perché... Allora, io ho imparato una cosa in questi 10 anni di amministrazione. Nei primi 2 anni sono andato letteralmente a scuola. Negli altri 3 anni ho cercato, meno male, di orientarmi. Nei successivi 5 anni
mi sentivo un po' a casa mia in comune e ho capito una cosa, la burocrazia è una brutta bestia, il codice degli appalti è peggio dell'enciclopedia Treccani, però se trascusi un ovvero, trascuri una virgola, ti fai male da solo. Di conseguenza, testo unico degli enti locali separa molto bene le competenze della parte politica, ovvero della giunta, del consiglio comunale, con le competenze di quelli che sono i funzionari di capi area. Noi diamo gli indirizzi, noi su questi indirizzi dobbiamo preoccuparci di trovare le risorse. Una volta dati gli indirizzi e date le risorse, poi il lavoro spetta unicamente ai funzionari. Perché diversamente sarebbe un'invasione di campo che andrebbe a compromettere la buona riuscita del lavoro. Ecco, io diciamo ormai in comune, ma sì, mi trovo bene, li conosco tutti uno per uno, li chiamo per nome, conosco, ecco, una caratteristica. Io ho avuto in carico 5 anni l'assessorato più importante, opere pubbliche, urbanistica, vice sindaco, ufficio tecnico, viabilità e tutto il resto. E, signori miei, io non avevo un ufficio, non avevo una scrivania. Tutti gli uffici erano buoni, tutte le scrivanie erano buone, il funzionario di qua, io di là dalla scrivania, io di qua gli dicevo, hai tempo che guardiamo un po' di cose, no Piero sono preso, non preoccuparti, passo più tardi, magari andavo a tagliarmi un parco. Di conseguenza c'è sempre stato... Si è caduto ma non importa, la sì. Senti, ah eccolo qua. Di conseguenza c'è sempre stato un rapporto franco e rispettoso dei funzionari dove le rispettive conseguenze diciamo sono sempre state esaltate al massimo, le rispettive competenze sono sempre state rispettate al massimo. Ecco, qua abbiamo due generazioni, infatti anche due modi di affrontare secondo me proprio il lavoro in comune. A Montirone è così oppure è un po' diverso? Ma un po' diciamo più... che fino all'anno scorso era completamente diverso. Il sindaco, gli assessori avevano l'obbligo di dover fare tutto, cosa che non è comunque giusto, come si è detto prima benissimo anche Pietro, il politico ha l'unico onere di comunque dare l'indirizzo politico. È impensabile che noi assessori, sindaci, consiglieri si vada a sostituirci ai nostri anche tecnici. È una cosa assurda e è una di quelle cose che forse negli ultimi 7-8 anni si è troppo anche visto. Quindi bisogna rispettare chi c'è comunque dentro, chi c'è lì e noi la cosa utile che si deve fare sempre, oltre a star lì a ascoltare tutti, cercare fondi in qualsiasi posto, e senza se e comunque senza ma, perché soltanto a questo proposito chiaro, a questo proposito poco. Il suo lavoro in regione è stato e sarà prezioso. Sì, diciamo che ero lì, poi visto che adesso sono comunque anche sindaco, non è neanche appunto giusto essere in un ente che, visto che ci possono essere un po' certo, di conflitti, ecco. Quindi però c'è, cioè, l'esperienza accumulata, capire come funziona la macchina, no, insomma, è la cosa facilita. Più importante. Uno può essere quello più esperto dal punto di vista anche tecnico, però se non sa quello che c'è in un ente, quelle che sono le varie anche fasi, fa veramente fatica e comunque perde tempo e perde anche tanti bandi. Beh, lei, perché insomma, nel periodo che è stato in consiglio, è stato comunque, scusi, in giunta, prima vice sindaco, poi invece assessore allo sport e ai grandi eventi. Adesso le faccio vedere delle immagini. Sì. E vediamo che cosa. Vabbè, ero fin troppo prevedibile. Eccole lì. Vediamo un po' queste immagini. Beh, questo è stato un esempio di come si porta un grande evento. Ha beneficiato anche il mio collega. Anche Bagnolo, evento, perché sì, giravano e quindi è chiaro. No, beh, ma questo è un esempio di come si porta un grande evento a Bagnolo e non si spendono troppi soldi. Ah, scusa, Montirone. Allora, diciamo che questa qua può essere la
sintesi di tutto. Cioè, uno può essere esperto, bravo, può avere anche lauree su lauree, però se non sa come si comunque fanno queste piccole cose, davvero non ha comunque senso far parte. Piccole cose. Passare la mille miglia a Montirone, cosa. Diciamo che proprio piccolina sì, non era. Però sono tutti questi piccoli atti che vai a chiedere, vai a cercare, vai a scoprire, vai a conoscere, che ti fanno davvero fare quel salto di qualità che serve a un paese. E fai conto che la spesa era di 15.000 euro circa, è stata praticamente finanziata all'80% dagli sponsor. Quindi c'è stato qualcuno che ci ha detto: ma come mai portate una cosa così importante, così grande, si fa con i soldi, le spese? Ebbene, se uno comunque porta cose di questo tipo, tutti comunque ti danno una mano, anzi, perché poi abbiamo avuto tante altre cose che sono state molto comode, tante anche buche che con la scusa che passavano le auto storiche le hanno messe a posto, quindi sono quelle cose che davvero servono, passato il nostro anche Covid, per dare questo piccolo anche, questa cosa che può dare davvero molto per chi è all'interno dell'ente, ma anche per chi è fuori. È stata una bella sorpresa un po' per tutti. È stata una bella sorpresa per tutti, quella delle mille miglia, anche è stata decisa poi proprio anche questa dal photo finish. Assolutamente. È abituato ad arrivare al photo finish? È stata tranne quasi, con la giunta che l'ha già fatta, poi per il resto. È stata quasi l'ultimo atto, però è stato chiuso dal commissario, che anche lui è stato veramente bravo, molto. Ci fermiamo, abbiamo un minuto di pubblicità e poi ritorniamo a Prisma, rimanete con noi. Rieccoci a Prisma, il nuovo approfondimento del lunedì sera qui su Live, per coloro che si fossero sintonizzati solamente ora, canale 16 e 197 del Digitale Terrestre e poi ovviamente le nostre dirette sul nostro giornale online livebrescia.tv sulla nostra pagina Facebook. Con noi ci sono i sindaci di Montirone Filippo Spagnoli e di Bagnolmella Pietro Sturla e a lui volevo chiedere, visto che non abbiamo completato il discorso della giunta, però ne attacco anche un pezzo. Come siamo messi con le quote rosa in giunta? Allora, vediamo se riesco a farmi dire quello che voglio sapere. Nella giunta uscente non si può parlare di maschilismo, ma casomai di femminismo. Eravamo due maschi e quattro donne nella giunta uscente. Questa volta, diciamo, dovremmo ponderarla un pochettino meglio, nel senso che dovremmo essere 50%, no? 50% maschi e 50% femmine. Diciamo questa sera mi trovo di nuovo con tutti i candidati in lista e dovremo andare a definire le giunte. La giunta di conseguenza daremo, se non domani, nel giro di un paio di giorni, le deleghe e andremo a convocare il primo consiglio comunale, che penso di per il 20. In quel consiglio, diciamo, andremo a espletare l'atto formale che dà piena titolarità al consiglio comunale e non dico le deleghe perché a quelle aspettano il sindaco, sarà solo una comunicazione di rispetto nei confronti del consiglio comunale, che non ci dobbiamo, tutti che parlano del sindaco, del vice sindaco e degli assessori. Ricordiamoci che in un ente locale, in un'amministrazione di un paese come Bagnolo, il potere, se si può dire, diciamo, virgolette, una brutta parola, potere sovrano, l'organo sovrano è il Consiglio Comunale. Quando il sindaco non riesce a avere i signori che alzano la mano, va a casa il sindaco, va a casa la giunta, vanno a casa tutti. Di conseguenza, io che appartengo alla vecchia scuola, ho iniziato a fare politica a 20 anni, ho fatto 25 anni nella DC, ho fatto altrettanti, forse qualcuno di più, in Lega, di conseguenza conosco molto bene i meccanismi dell'equilibrio della politica, conosco molto bene il fattore dei personalismi e non dimentichiamoci che io, il mio motto, la politica è fatta di consenso,
il consenso è fatto di compromesso, di conseguenza se hai una squadra di persone intelligenti si trovano sempre gli equilibri senza spingere troppo sui compromessi. Se invece nelle amministrazioni locali prevalgono i personalismi, specialmente se i personalismi sono appoggiati da una parte politica, allora la frittata è fatta e si va a casa tutti. Allora ripeto, la giunta praticamente è fatta, stasera avrò l'ultimo confronto con i miei e poi inizieremo a lavorare. Ho già pronto delle delibere da approvare di giunta, di conseguenza ci dobbiamo sbrigare. Ma ci può dire qualcosa? Ci può anticipare qualcosa? Ma diciamo dai, 50 e 50, dai. Beh, diciamo, possiamo dire che troveremo due posizioni a ordine invertito? No, cioè va come dico io, 50 e 50. Sì, lo so, ma due posizioni a livello... Non me lo dice, vabbè. È ovvio che io ho la Cristina Almici, nella quale sono stato al suo fianco 10 anni, una grande persona, sincera, generosa, capace, molto di volontà, che riesce, una persona che riesce a dar corpo alle utopie. Noi abbiamo fatto di quelle cose che sinceramente facevo già fatica a metterle nelle volontà, invece le abbiamo portate a casa. E io sono stato 10 anni al suo fianco, ha preso qualcosa come 800 rotti preferenze, vuol dire che 1 su 3 che ha votato per la mia lista ha dato la preferenza alla Almici, di conseguenza Almici sarà il mio vice sindaco, lei per formazione diciamo è laureata in scienze, in economia, di conseguenza quando lo vedi a maneggiare il bilancio penso che ha qualcosa da insegnare anche a Draghi. Addirittura, sì. Siamo a questo livello, eh. Allora mi posso segniamoci quello che ha detto Spurla, vice sindaco e assessore al bilancio. Senta, parlando di squadra, Spagnoli, lei l'ha, sì, l'ha già detta in queste sì, ultime ore subito. E come? Due praticamente maschi, due appunto femmine. Quindi abbiamo ottenuto 50-50. 50-50, assolutamente, sì sì. Beh, penso che era ovvio, penso che era anche giusto. Visto sono compagni di viaggio, affiatati? Compagni di viaggio, c'è il vice sindaco che ha fatto già prima con Stucchi il vice sindaco anche lui. C'è l'assessore ai servizi socio-assistenziali che anche lei era assessore, e poi ci sono due appunto new entry. Due novità, uno che ha 34 anni e l'altro ne ha 42. Comunque quindi è un'aggiunta molto giovane. Fai conto che quello più esperto ha 48 anni tra tutti, quindi diciamo che abbiamo fatto una bella appunto lista appunto, giovane, che dia un colpo a tutto quello che c'è stato, con assoluto rispetto sia degli ultimi 2 anni, ma anche di tutto quello che c'è, e appunto diciamo appunto non so, parte di questa giunta prima. Parte di questa giunta arriva dalla giunta, arriva comunque dall'esperienza precedente. Sì. Che cosa avete imparato, visto che prima Sturla diceva, ma Sturla quando ha detto tutto lui bene, è impossibile quando non si va d'accordo, che... quando non c'è, sì, ma poi... intelligenza si va a casa. Assolutamente, sia quello, ma anche come già prima ha comunque detto lui bene, è impossibile che il sindaco davvero debba appunto fare tutto. È assurdo, ci sono troppe cose e è ovvio che si comunque appunto deve chiedere a tutti, assessori, ma anche chi non appunto fa parte della nostra praticamente giunta. L'intenzione mia è quello di chiedere qualcosa, un supporto anche a chi ha comunque perso, perché è ovvio che se uno ha comunque vinto con 16 praticamente voti, è chiaro che quello che ci hanno chiesto è di fare il tutto anche con il supporto di chi non fa parte della nostra lista. Quindi diciamo che la mano tesa l'ho già data, assolutamente. La risposta? La risposta è stata sì, che loro ci danno una mano, poi bisognerà anche, non so, vedere. Certo. Però l'intenzione nostra è questa, perché diciamo che negli ultimi anni all'interno del nostro ente ci sono stati molti screzi su quello che è stato fatto 10 anni fa, 15 anni fa,
20 anni fa. Bisogna azzerare. L'intenzione nostra è quella di dire, ragazzi, quello che c'è stato, sì, rispetto a tutto e tutti, però ora basta. Basta perché sto perso troppo tempo. Sturla ha detto che ha già due delibere pronte per, da firmare, giusto o sbaglio? Ha un paio di delibere già pronte? Sì, sì, ho già un paio di delibere lei, pronte. Lei ha già delle delibere pronte? Sì, anche io. Su cosa? Ma diciamo che una non è una delibera bella, visto che una che fa parte dell'appunto nostro ente ed ormai 20 anni, forse anche di più, aveva già chiesto prima di essere appunto, diciamo, ha già una quadra con un ente, e l'aveva già chiesta prima, adesso mi sa che è opportuno anche dargliela. Diciamo che all'interno del nostro ente ci sono stati molti screzi che hanno fatto sì che il nostro perso appunto nale fosse ai minimi termini, quindi diciamo che la cosa importante che si deve fare ora è cercare di affrontare queste situazioni e come ha detto prima anche Pietro, è impossibile che si faccia tutto senza chi è già comunque dentro, senza chi davvero sa quello che c'è stato, quello che si può fare. Non è possibile che comunque facciano tutto gli assessori e il comunque sindaco. Quindi la cosa importantissima che si appunto non si metterà ora in atto è cercare qualcuno che entri e che ci comunque possa essere utile. Senta, si candida sindaco, giovane, lei quanti anni ha? 28 anni. 28 anni, e che obiettivo si è dato? Cioè io vorrei fare il sindaco e... L'obiettivo che mi sono dato io e tutti quelli che con me si sono messi dentro nella nostra lista è quello di cercare di rendere le persone che abitano nel appunto nostro ente orgogliose, perché per troppo tempo, per moltissimi anni ho sentito, ma tutti noi l'abbiamo non so sentito, che non ero molto contenti di vivere. Voi avete vissuto anche quanto è stato, quasi 2 anni isolati sostanzialmente, sì, con la vicenda del ponte. È stato un periodo molto duro per Montirone, per chi ci abitava, soprattutto per le aziende di Montirone che hanno sofferto molto. Sì, sì, sì. Sì, diciamo che gli ultimi forse 4 anni sono stati quelli più tosti, ma oltre a quello è sempre stato visto come, non so, paese in cui uno praticamente viene, perché appunto costa poco prendere la casa, ma nessuno l'ha mai comunque, diciamo, anche scelto perché ha comunque tante cose. L'ha scelto come paese dormitorio, dice io vado lì perché costa meno. E quindi ora c'è da comunque mettere in atto tante cose per far davvero appunto vivere. Beh, questo problema non ce l'ha Bagnolo, perché insomma, diciamo che ha un'altra storia, un'altra struttura forse. È un po' meno paese dormitorio o anche voi avete un po' questo? No, Bagnolo è un bellissimo paese. Perché... Ecco l'orgoglio qua, che esce. Arriva qua, ci ho messo 20 minuti, no? Ma ho trovato un paio di rotonde, di semafori, 20 minuti ero in città. Non è un dormitorio, Bagnolo è un paese. 12.750 abitanti l'ultimo censimento, non ha frazioni, se tu lo guardi dall'alto è un quadrotto con 2 peduncoli, dove ci si conosce tutti e ci si vive bene. Non è paese, diciamo, tutto campagnolo, non è un paese tutto industriale, non è dormitorio, è gente che va in città a lavorare, si vive bene a Bagnolo. C'è ancora quel tanto di aria, non è un dispregiativo, paesanotta, che ti fa sentire parte di una comunità. È bello vivere a Bagnolo. C'è un bellissimo chiosco in cui si mangia benissimo, solo d'estate, ormai è chiuso, lo diciamo, non facciamo neanche né torto né pubblicità, ma l'avrei detto anche d'estate, perché è questo chiosco che impiega i ragazzi, la Melonera, che hanno delle disabilità, ed è umanamente bellissimo andare a mangiare con questi ragazzi che si
sforzano, proprio si mettono al servizio e cercano di farti contento per essere andato lì a cena. Quindi questa è una chicca, è veramente bella. Cos'è Bagnolo? Cos'è la lista Sturla? In 24 ore ho organizzato una festa, o no? Alle braccia, o no? Uno spiedo. Un po' di inviti così, destra e manca. A un certo momento mi sono trovato là 200 persone. Cosa si fa? Cavolo, io le nozze di cana non le so fare. Però le nozze di cana le hanno fatto tutti quelli che avevo in giro. Io porto il vino, io porto il pane, io porto il salame, io porto qua, io porto là. Il portaparti, quello che chiamiamo noi portaparti. Una festa. C'è qualcun altro che... Diciamo che volevo offrire io, no? Praticamente è nata quasi da sola. Allora io ho detto, guardate signori miei, questa qua l'abbiamo organizzata in 24 ore. L'anno prossimo la organizzeremo meglio, ci porteremo anche quelli che purtroppo abbiamo dimenticato nella fretta, faremo qualcosa di migliore organizzato per tempo, e quelli che c'erano sabato sono già prenotati per l'anno prossimo e ne porteremo degli altri, perché abbiamo visto che in Cascina è stata una cosa stupenda. Non sapevo, ecco, a forza di girare fra i tavoli mi hanno tenuto a digiuno. abbiamo sentito, però cioè, allora dobbiamo dire che scorso lunedì, che noi eravamo qua alle prese con tutti i risultati, allora, Sturla siamo riusciti a collegarlo, sì. Qualcun altro invece l'abbiamo perso per strada perché era troppo, è vero che non funzionava WhatsApp, eravamo un lunedì nero praticamente, non siamo riusciti neanche a metterci troppo d'accordo, però anche voi avete festeggiato, vincere per 16, allora fai conto che noi abbiamo saputo intorno alle 7 del comunque esito. Abbiamo aspettato veramente tanto. Sì, anche perché poi molti erano già dal primo pomeriggio. Sì. Abbiamo aspettato tanto e quindi abbiamo fatto dopo una festa molto semplice, senza star lì a fare cose troppo toste. Portaparti anche voi? Com'è? Portaparti anche voi? No, abbiamo fatto una pasta con praticamente il sugo e quindi abbiamo fatto una cosa molto davvero semplice, però ero davvero lì con tutti, eravamo in 35. È stata una bella soddisfazione per loro, quella vissuta. È stata super comunque per tutti, ma anche per chi ci ha comunque supportato, dato una mano. Io adesso devo chiudere perché siamo arrivati alla fine. Voglio solo dire questa cosa, sulla quale non vi faccio controbattere, però io ho un ricordo molto bello di tutti e due i paesi, perché vi abbiamo seguito durante il periodo pandemico. Ricordo Montirone con il COC, proprio nel... Con Castellini, che saluto l'Alex, che è anche un amico personale, e il lavoro che avete fatto lì proprio nella piazza, piano terra del comune, voi con Cristina Almici e il centro che avete fatto dove c'erano le USCA, quindi vediamo cosa... Due realtà che hanno lavorato molto. Vi ringrazio per essere intervenuti stasera. Grazie, grazie Sturla, buon lavoro. Grazie. E ci sentiamo presto. Grazie, grazie a Filippo Spagnoli. Grazie a voi per essere stati con noi in questa prima puntata di Prisma. Torniamo lunedì sera a partire dalle 21, come sempre. Buona serata a tutti.